Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il telegiornale sportivo di Canale 10. Fra pochi minuti l'Italia in campo allo Stadio Franchi contro le Isole Faroe. Sarà la serata ovviamente di Cesare Prandelli, poi dei tre fiorentini che giocheranno titolari, in particolare De Silvestri esordirà questa sera in azzurro. Facciamo un passo indietro, andiamo ad ascoltare il tecnico azzurro, l'ex tecnico viola, nelle dichiarazioni dell'immediata vigilia. Prandelli. Emozioni tante, ma tantissime, anche perché ho rivisto tutti i nostri collaboratori, tutte quelle persone che hanno lavorato con noi, ma soprattutto hanno un grande amore per la Fiorentina, quindi inizia ad alzarsi l'ansia e l'emozione forte. Firenze per me ha rappresentato qualcosa di più dell'aspetto professionale. Si è instaurato da subito un feeling particolare con la gente, con la città, e in tempi non sospetti io avevo già deciso di rischiare, tra virgolette, di vincere qualcosa a Firenze nel tempo, quindi avrei voluto lavorare per tanti anni a Firenze. Poi per tanti motivi, poi perché è arrivata questa richiesta da parte della federazione, ovviamente non si può dire di no alla nazionale. E quindi ora sono seduto di fronte a voi da commissario tecnico e ho comunque non solo un ricordo, ma siccome vivrò a Firenze, per me la considero la mia città. Io vorrei vedere una squadra generosa, una squadra che ha entusiasmo, una squadra che vuole veramente coinvolgere ancora di più la nostra gente. Se poi usiamo la parola coraggio, può anche andare bene, ma non c'è nulla di intentato, non so come dire, non è che andiamo a proporre una situazione che non abbiamo valutato i vantaggi e gli svantaggi. Io sono convinto che dobbiamo lavorare così, perché sono sempre più convinto, visto gli allenamenti che abbiamo fatto, che questa squadra sta nascendo proprio da squadra vera. Questo era Prandelli alla vigilia, adesso in tempo reale andiamo allo Stadio Franchi. Saluto Leonardo Bardazzi, buonasera. Buonasera Leonardo, è la grande serata di Firenze, la grande serata di Cesare Prandelli che oggi riabbraccerà i tifosi della Fiorentina che in malo modo l'avevano visto andare via dalla Fiorentina dopo 5 anni straordinari sulla panchina viola. Un club della Fiesole, il Settebello, per ringraziare Cesare Prandelli premierà lo stesso CT subito dopo le 20 in campo con una targa con su scritto Cesare, grazie per 5 anni d'applausi, attesi almeno 20.000 spettatori per salutare l'ex allenatore della Fiorentina, ma per godersi anche lo spettacolo della nazionale con tre viola in campo, De Silvestri, Montolivo e Gilardino e ovviamente per godersi anche le giocate di Antonio Cassano. In tribuna invece altri due miti della Fiorentina del passato, uno su tutti Giancarlo Antognoni, l'altro è Roberto Baggio che per la prima volta siederà in tribuna da presidente del settore tecnico della Federcalcio. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una bella serata, anche perché l'Italia non dovrebbe avere problemi per aver la meglio sulle Faroe che sono una squadra dilettantesca. Scongiurata, almeno sulla carta, ogni possibilità anche di mini contestazione nei confronti della nazionale, quindi. No, mi sembra che il clima sia assolutamente positivo, tutti aspettano l'uscita di Cesare Prandelli che già ieri si è visto e si è detto anche visibilmente emozionato per tornare a Firenze, ieri è stato salutato calorosamente dal migliaio di persone che hanno assistito all'ultimo allenamento di rifinitura della nazionale, quindi credo che già all'ingresso in campo per il riscaldamento prepartita ci sia la possibilità di sentire uno scroscio d'applausi e il classico coro che ha visto protagonisti tifosi della Fiorentina negli ultimi 5 anni, ovviamente, dedicato a Cesare Prandelli e perché no anche ai protagonisti viola. Stasera in campo credo proprio che i fischi stasera non si sentiranno. E a questo proposito ti chiedo, a tuo avviso, quindi grandi applausi anche per tutti i viola, in particolare per Montolivo, nonostante la vicenda del contratto, in attesa delle sue parole. Sì, qualcuno ieri ha intonato il coro firma il contratto, Riccardo firma il contratto nell'allenamento di rifinitura, credo che si possa sentire qualche altro coro del genere stasera, sicuramente grandi applausi per il capitano della Fiorentina e anche per Alberto Girardino perché si sa quanto sia importante questa serata per il bomber Viola che non segna da
da marzo con la Fiorentina e da un anno con la Nazionale. Grazie Leonardo, e naturalmente daremo conto poi nelle prossime edizioni di ciò che è accaduto questa sera allo Stadio Franchi. Parliamo però anche di Fiorentina, perché Michalovic, con il gruppo che gli rimane a disposizione, sta preparando la trasferta di Lecce di domenica prossima, una gara per i viola da vincere. De Silvestri, Gilardino e Montolivo contro le isole Faroe, ma anche Bolatti, Kroldrup, Boruk e Vargas, tutti impegnati in nazionale. Tutti sottratti a Mihajlovic, che ha svolto allenamenti a ranghi ridotti in vista della sfida di Lecce. Vargas è l'unico non problema, visto che dopo l'espulsione con il Napoli sconta un turno di squalifica. Gli altri non accuseranno stanchezza, anche perché siamo all'inizio della stagione, ma non hanno lavorato con i compagni per schemi e atteggiamento tattico che Mihajlovic vuole adottare domani. Domenica pomeriggio. Senza Vargas scenderà in campo Circi, che ha già dimostrato di essere in forma nei minuti giocati in corso di gara la prima di campionato. Insieme a Circi, a supporto di Gilardino, ci sarà Marchionni e uno fra Liaic e D'Agostino, che è stato decisivo contro il Napoli. A centrocampo Montolivo insieme a Zanetti o D'Agostino, si è avanzato giocasse Liaic. In difesa di Silvestre e Pasquale sono gli esterni, mentre in tre si giocano due posti da centrali. Natali, Kroldrup e Felipe, che vorrebbe ritrovare il suo posto da titolare. Gamberini è squalificato. In porta ancora Frey, è lui la prima scelta di Mihajlovic, anche se Boruk, dal ritiro della Polonia, ha fatto sapere di voler lottare per diventare il vero numero uno viola. Sull'argomento è intervenuto oggi all'Edi Radio il direttore sportivo Corvino, che ha detto che questi dualismi fanno bene nelle squadre ambiziose e fanno parte di un percorso di crescita necessario. Ancora una malattia ha colpito un giocatore della Fiorentina, si tratta del danese Brian Laudrup, in viola nella stagione 92-93, lo ha annunciato lui stesso oggi di aver un tumore. Sono scioccato, ha detto Laudrup, ma per fortuna i medici sono ottimisti, lo stadio della malattia non è avanzato. Laudrup si è detto sicuro di poter vincere il male, durante la malattia continuerà a lavorare come commentatore della TV danese. Per questa sera è tutto da parte mia, una buona serata.